sono le rappresentanti sindacali di tutti i lavoratori del settore delle costruzioni, in particolar modo dell'edilizia, che come vedete è ben rappresentata stasera da un gruppo di lavoratrici e di lavoratori che vorrebbero semplicemente portare la loro parola rispetto al disagio, il dramma che stanno vivendo, perché purtroppo la loro cooperativa, il grande colosso dell'edilizia del nostro territorio, che è la cooperativa Cesi, purtroppo non meno di 15 giorni fa è entrata in fallimento o comunque in stato di liquidazione amministrativa coatta. Questo significa la perdita del posto di lavoro per tutti i dipendenti, 403 attualmente in forza, e questo significa portarci dietro purtroppo un colosso di problemi, un effetto domino per tutto quello che crea l'edilizia intorno, l'indotto. Immaginate solo che ci sono 1125 aziende che lavorano intorno alla cooperativa Cesi, e questo significa un dramma per migliaia di lavoratori, oltre ai dipendenti, alle lavoratrici e lavoratori che rappresentano la medesima cooperativa. Scusate l'emozione, perché è la prima volta nella mia vita che parlo davanti a una platea e ci voleva purtroppo questa mesta occasione per arrivare a tanto. Volevo innanzitutto ringraziare tutti i miei colleghi che sono qui presenti, che stanno manifestando con dignità il proprio dissenso. Un applauso per questo esempio. Grazie. Ci sono altri colleghi che stanno perennemente davanti alla Cesi in presidio, non sono presenti qui perché sono ancora là, quindi un ringraziamento anche a loro. Non voglio più farmi perdere del tempo, leggo la lettera che mi è stata data. Da alcuni giorni le lavoratrici ed i lavoratori della cooperativa Cesi stanno vivendo un vero e proprio incubo. Tutte le certezze sulle quali ciascuno di noi aveva costruito la propria vita sono state messe in discussione, mettendo contemporaneamente a rischio il nostro lavoro ed i nostri risparmi, in una parola il nostro futuro. Siamo consapevoli di essere un pezzo di un problema più grande che investe centinaia di migliaia di famiglie in Italia. Ma sappiamo anche di rappresentare un pezzo della storia economica della nostra regione, un'idea alternativa di lavoro e di impresa che non può scioglierci come neve al sole. Per questo ci batteremo affinché la nostra avvertenza si risolva con un esempio positivo. Le questioni aperte da affrontare sono le seguenti. 1. Il prossimo 23 luglio si terrà presso il Ministero del Lavoro l'esame congiunto per la concessione della CICS per 12 mesi. Siamo certi che il Ministero avrà la consapevolezza che senza la CICS si aprirebbe uno scenario devastante per tutti noi. La Lega delle Cooperative, punto 2, scusate, la Lega delle Cooperative dell'Emilia Romagna da mesi dichiara di lavorare ad un processo di aggregazione tra cooperative edili che coinvolgerebbe anche la Cesi. Noi pensiamo che si debba cominciare ad entrare nel merito del progetto perché il tempo è ormai agli sgoccioli. 3. Presso la Regione Emilia-Romagna è stato istituito il tavolo di crisi della cooperazione edile. Noi riteniamo che a partire da quel tavolo si debba cominciare ad affrontare complessivamente il riassetto della cooperazione nella nostra regione. 4. Servono nuovi strumenti di carattere nazionale in grado di sopportare l'intero piano di riorganizzazione e di ristrutturazione, in quanto gli ammortizzatori sociali utilizzabili in edilizia sono assolutamente inefficaci ed accompagnare una riorganizzazione del comparto. Questi sono i passaggi da affrontare. Su questi il Ministro del Lavoro può svolgere un ruolo importante sul quale noi contiamo. Buonasera a tutti, e anche per quello che mi riguarda naturalmente credo che non si possa che partire dalla situazione di crisi della Cesi e di la necessità di riflettere su come questa situazione si è prodotta e del cos'è che si può e si deve fare. Beh, io vorrei partire da Imola. Imola è una città che nella sua storia ha vissuto tanti momenti difficili, tanti problemi, ha avuto crisi aziendali, ha avuto passaggi di pezzi, di segmenti, di settori dell'economia che erano il pilastro di questa comunità e che nel tempo si sono esauriti, ma questa città ha avuto storicamente la capacità di ricostruire sempre dei nuovi equilibri, sempre la possibilità di tirar fuori il meglio di sé, di affrontare queste situazioni, di ripartire da queste situazioni e ricostruire un altro equilibrio. Io credo che oggi
questo debba essere l'imperativo categorico per ognuno di noi, dal sottoscritto che ha l'avventura in questo momento di essere un ministro della Repubblica ad ogni cittadino imolese. Qui non c'è una soluzione miracolosa o miracolistica, qui non c'è una risposta che può far sparire il problema. Questo problema c'è, è un pezzo di un problema gigantesco che investe il nostro paese. Noi in questi 5 anni in Italia hanno chiuso 13.000 imprese nel settore delle costruzioni, hanno perso il lavoro 500.000 persone nel settore dell'edilizia e delle costruzioni. Questo è un mercato che è crollato del 50%, si è ridotto alla metà. E allora bisogna lavorare perché ci siano gli ammortizzatori sociali che tutelino il reddito di questi lavoratori, e allora bisogna provare ad immaginare e a costruire quelle tante risposte che ci aiuteranno a superare questa fase. Quindi noi abbiamo tutti insieme questa grande responsabilità, ognuno per la parte che gli tocca, al sottoscritto per la parte che mi tocca. Sapendo, e l'ho detto ai lavoratori stasera, ai sindacati quando li ho incontrati, che chi fa il ministro lo fa per tutti i cittadini, per tutte le imprese, per tutte le aziende in crisi, per tutte le situazioni di difficoltà. Io in questi mesi ho dovuto occuparmi dell'Electrolux piuttosto che dell'Alitalia, della Merloni a Fabriano piuttosto che dell'Ideal Standard a Pordenone, e oggi mi devo occupare della Cesi a Imola. Lo faccio con lo spirito di chi pensa che prima di tutto viene il lavoro, prima di tutto viene la possibilità per ogni lavoratore di avere una possibilità, un'opportunità in più. Poi certo che ci servono gli ammortizzatori sociali, certo che bisogna aiutare il reddito, certo tutto quello che volete, ma questa non può che essere una transizione, non può essere che una fase che in questo momento dobbiamo attraversare, ma che dobbiamo essere capaci di utilizzare per costruire il futuro, perché se pensiamo che con questi strumenti noi siamo in grado di reggere nel tempo, questo non è nell'ordine delle cose, la storia di questi anni ce lo dice. Non avremmo mai pensato di avere davanti una crisi che dura da 7 anni e che ancora oggi vediamo con tanta difficoltà come possa cominciare a vedersi qualche segnale di cambiamento. Quindi io quello che mi sento di dire, quello che ho detto ai lavoratori, quello che ho detto ai sindacati, è che questo impegno lo assumiamo tutti insieme, lo assumiamo ognuno per il pezzo di responsabilità che ha, perché la nostra volontà è questa: ridare un'opportunità a questo paese e dare un'opportunità a tutti i cittadini italiani di avere una cosa da fare, di avere un lavoro, di avere un'opportunità, di avere un impegno, di pesare e contare dentro la società, perché ognuno di noi ha un peso, un senso e un valore, ha una sua dignità se ha la possibilità di fare qualcosa per sé e per gli altri. Quindi io credo che questo sia l'impegno che ci assumiamo ed è assolutamente del tutto giusto che abbiamo cominciato questa serata con la segnalazione, con il messaggio, con la richiesta e con l'impegno che noi dobbiamo garantire.